Un impianto che sarebbe un disastro. 16 milioni di denaro pubblico buttate via. Si tratterebbe di un autentico ecomostro in alta quota. Sono solo alcune delle grida che si levano dal territorio per fermare il progetto della funivia Doganaccia Corno alle Scale sul crinale appenninico della montagna pistoiese. Lo schieramento oppositore, rappresentato principalmente dal comitato Un altro Appennino è possibile, nato nel giugno del 2023 e che ha inviato addirittura una lettera a Sergio Mattarella, sottoscritta da 155 firmatari. Dal rapporto Neve Diversa che noi facciamo tutti gli anni si evince che sotto i 1700 metri ormai gli impianti vivono solo di sovvenzioni pubbliche. E a fronte di queste sovvenzioni però si vede spesso anche il taglio dei servizi, quindi anche una politica schizofrenica. Nonostante questo si pensa di costruire un'ulteriore funivia da 16 milioni di euro, secondo questo modello di sviluppo evidentemente superato e secondo l'idea sbagliata che se ci sono i finanziamenti vanno spesi per forza. Viene definita collegamento Doganaccia con le scale, ma in realtà non collega affatto niente perché si ferma prima del crinale a 700 metri, quindi costringe in inverno gli sciatori a farsi un pezzo di un chilometro con gli sci in spalla su ghiaccio in condizioni climatiche magari spesso difficili. In estate invece rappresenta un doppione di una seggiovia che presto verrà ripristinata e ha un impatto forte sull'ambiente in una zona speciale di conservazione e appunto anche un impatto sul paesaggio. E da qui l'appello del comitato, perché è un paesaggio da forte valore culturale che è rappresentato anche in alcuni quadri dei macchiaioli. La questione vera qui è che la montagna è di fronte davvero a una svolta epocale tra il vecchio modello di sviluppo conosciuto ma purtroppo morente e un'alternativa che ancora non è affatto definita e non è concreta. E questo rischia di creare una profonda frattura sociale. Allora noi, oltre a sottoscrivere l'appello per evitare la costruzione di quest'opera che riteniamo inutile e dannosa, vorremmo però fare un appello forse ancora più importante, che è quello alla coesione sociale, a ricercare un dialogo per andare a progettare tutti insieme quello che deve essere il futuro della montagna, quindi questo non ancora, che deve dare uno sviluppo per il futuro, appunto, uno sviluppo sostenibile e che valorizzi le risorse del territorio.